Alessandro Limardi, sono il medico della squadra dei Normanni. Dottore, l'importanza del rugby in tema sociale, di salute e anche disciplinare come educazione? Sicuramente lo sport in generale sfonda una porta aperta. Mens sana in corpore sano, dicevano i latini. A maggior ragione, io ho mio figlio che fa rugby nella squadra dei Normanni e l'abitudine al gioco di squadra è un elemento che dal punto di vista della struttura, della strutturazione psicologica di un ragazzo in crescita è estremamente importante. Io sono portatore di un notizie e di idee relative all'alimentazione, relative al completamento della struttura fisica dei ragazzi attraverso lo sport, ma soprattutto attraverso l'alimentazione. Difatti, di concerto con il presidente della società, vogliamo portare anche un discorso che vada oltre quello che è semplicemente l'allenamento stricto senso, ma anche un rinnovamento in quelli che sono i criteri dell'alimentazione per queste giovani generazioni che purtroppo, lo dobbiamo dire, vivono in una regione che a livello italiano è la regione con la maggior quantità di obesità infantile. E questo io lo ritengo personalmente come medico anche un ruolo estremamente importante nel combattere questa piaga che poi si ripercuoterà assolutamente sulla nostra nazione. Dottore, nell'immaginario collettivo le persone pensano al rugby come uno sport violento, invece? Invece, guardi, io le devo dire che come mia esperienza di campo, ecco, proprio sul campo e nel campo, io non ho visto, mi auguro ovviamente facendo i dovuti scongiuri, nessun tipo di gesto violento se non quello di un eccesso di agonismo che però nei ragazzi di 15, 16, 17 anni ci posso tranquillamente stare. Non ho avuto a che fare con traumi importanti, lavoro con la mia acqua santa che è il ghiaccio, non so come si chiama, il ghiaccio spray, ma in effetti basta poco, basta rassicurare il ragazzo sull'entità minima del trauma che li rivede immediatamente in piedi a correre ancora più di prima. Dottore, solo un'altra domanda. Che età consigliamo di fare rugby? Guardi, dal punto di vista della struttura, il rugby è organizzato con delle fasce d'età per cui gli sforzi, anche le limitazioni di tipo tecnico vengono imposte proprio in funzione dell'età. Io credo che tranquillamente nella fase dello sviluppo dei 10, 12, 14 anni i ragazzi possono tranquillamente farlo. Dipende molto, una cosa che io vedo e che devo dire non condivido fino in fondo è quello di pensare che il rugby sia uno sport pesante e che come tale possa essere utilizzato come strumento di dimagrimento in ragazzi obesi. Noi dobbiamo pensare che sì, lo sport ci deve essere sicuramente, ma non possiamo prescindere da una corretta alimentazione. Lucio Radetic, sono il responsabile del campo e responsabile del progetto sociale di Mercato San Severino. Allora, come responsabile del campo, diciamo che l'impegno che ci è voluto per realizzare questo campo, che è anche un campo importante. Allora, molti conoscevano questo campo già da parecchio tempo perché per anni è stata una fucina di calciatori. Poi per vicissitudine societaria l'US Ceralese Calcio, che io ringrazierò sempre, purtroppo per proprie vicissitudini non ha potuto più utilizzare il campo e la struttura era ormai in totale abbandono. Abbiamo illustrato il nostro progetto, hanno sposato il nostro progetto e ci hanno consentito di venire in possesso tramite concessione da parte del Consorzio di Bonifica Integrale del Fiume Sarno, e colgo l'occasione per ringraziare l'Avvocato D'Angelo che anche egli ha compreso subito la grande valenza sociale di questa progettualità di questo campo. Gli oneri sono stati tanti perché il campo versava in condizioni pietose, avevano rubato finanche i rubinetti degli impianti igienici. Noi con tanta buona volontà e con fondi propri siamo riusciti a renderlo, se non altro, utilizzabile dai nostri ragazzi. Vogliamo fare un appello a chi di competenza per una raccolta fondi, per un incentivo? Allora, il rugby è uno di quegli sport nobili che si basa semplicemente
ed unicamente quasi sulla contribuzione e sul volontariato, quindi tutto è ben accetto. Non sempre l'apporto economico è determinante, però è funzionale ai progetti sociali. Dare una struttura a chi non ha possibilità economiche di portare avanti un discorso di crescita educativa e sportiva è complicato. Se ci vengono dati i mezzi, cerchiamo di sopperire a questa mancanza che ormai è diventata atavica nelle nostre strutture cittadine. Giuseppe Forestiero, vicepresidente del Salerno Rugby. Allora Giuseppe, tu sei stato sempre impegnato, ormai ci conosciamo da anni, sei impegnato per il sociale, hai fatto tante cose belle e adesso questo campo di rugby è una cosa spettacolare. Il tuo impegno nel sociale, lo sappiamo, è forte e disinteressato. E cosa vogliamo dire alla cittadinanza per avvicinarsi a questo sport? Allora, io ho fatto fare questo progetto perché per la classe dei bambini, praticamente chi è che non ha la possibilità come me genitore di sostenere spese di palestra e tutto per educarli i ragazzi allo sport. E questo qua è un progetto, si chiama Sport Solidale, che è fatto dal comune di Mercato San Severino e noi siamo... molto probabilmente verrà presentato pure nelle scuole e niente, proviamo così, perché è uno sport che noi facciamo a costo zero, senza rette mensili. Ad oggi quanti iscritti abbiamo come squadre, come ragazzi che si allenano, che partecipano alle gare? Allora, ad oggi abbiamo una ventina di ragazzi di Mercato San Severino, dagli Under 8, Under 10 e Under 12 e qualche Under 14. Poi nelle classi Under 16 ci stanno 8 ragazzi di Mercato San Severino che giocano però a Salerno. Allora, domani, domenica, abbiamo un quadrangolare importante. Vogliamo dire qualcosa? Il quadrangolare importante è che giocano delle squadre del nord, tipo il Treviso, tipo ci sta il Perugia, tipo il Dusson, tipo... ci sta il Sacro Cuore di Pompei, che l'abbiamo fatto insieme questa manifestazione, e ci siamo noi come Salerno Rugby, ci sta il Benevento, ci sta la Partenope, e ci sta l'Amaduri Napoli, e poi non ricordo altre squadre. Ma sono centinaia di... Sì. Quindi verranno in Pullman. Sì, verranno in Pullman e verranno oltre 500-600 bambini. Dall'età di 8 anni all'età di 14 anni. Allora, Emilio Esposito, sono direttore dell'Osservatorio sul disagio sociale di Mercato San Severino. Certo, il rugby è uno sport importante, anche questo progetto solidale ha la sua valenza sociale, in quanto il rugby comunque ha una funzione di migliorare quella che è la crescita dei ragazzi, anche per far sì che ci sia la socializzazione, ma anche per quanto riguarda quello che è il benessere psicofisico. Bisogna incentivare questi eventi e questi momenti al fine di creare sempre di più delle azioni sul nostro territorio per diciamo, migliorare quella che è la qualità della vita e anche per coinvolgere i giovani nelle attività sociali sportive, perché essendo anche uno sport di gruppo il ragazzo ha la possibilità di poter crescere sotto l'aspetto quanto riguarda l'autostima, le proprie potenzialità nel raggiungere gli obiettivi, ma anche imparare ad affrontare quelle che sono le difficoltà diciamo, della propria crescita, anche per scaricare le tensioni. E come diceva anche prima il dottore, il medico sociale, una sana alimentazione abbinata allo sport è un fattore molto importante. Sono Gennaro Cozzolino, il presidente del Rugby Sacro Cuore Pompei, e questo weekend abbiamo organizzato qui al campo di Mercato San Severino, con la possibilità della collaborazione degli amici del SD Salerno Rugby, la terza edizione del nostro torneo Rugby e Sorrisi. Siamo alla terza edizione in cui abbiamo stabilito dei gemellaggi col Dusson Rugby, che è squadre che arrivano da Treviso, il Rugby Perugia Junior e altre società campane che ci onoreranno della presenza qui al campo. E oggi ci sarà un torneo solo esclusivamente per la categoria Under 14, mentre domani sarà aperto a tutte le categorie giovanili, dall'Under 6 all'Under 12, quindi sarà una giornata di festa per tutti i bambini che, come dire, facciamo fare sport a costo zero.
come gli amici del Salerno che si stanno impegnando. Noi sono 6 anni che lavoriamo sul nostro territorio a Pompei e diamo la possibilità a tanti bambini di fare sport. Un'attività sociale e solidale. Io le chiedo come presidente e come allenatore un parere su questo campo immerso nel verde. Un'ottima, è una risorsa per noi del mondo del rugby e soprattutto ha uno scenario molto particolare, si avvicina molto ai campi londinesi, quindi dove nasce questo sport, quindi veramente hanno fatto un bel lavoro e c'è ancora tanto da fare, insieme si possono fare poi, come dire, le migliorie giuste al campo, ci stiamo lavorando e quindi speriamo presto di metterlo ancora di più con questi tipi di eventi solidali per i bambini, per dare la possibilità di fare sport, in particolare il rugby. Possiamo dire che l'amministrazione di Mercato San Severino è stata molto sensibile nel dare disponibilità col consorzio di bonifica, mi sembra, sì, e sì, altri amministratori. Sì, sì, gli amici del Salerno ci hanno raccontato un po' tutta la vicissitudine che c'è stata, diciamo, la disponibilità a concedere il campo, la struttura per far fare sport, quindi sono stati veramente delle ottime persone, perché è difficile trovare delle amministrazioni sensibili sul sociale e sullo sport. Noi veniamo da Pompei in cui abbiamo una situazione molto 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 triste, non c'è una struttura purtroppo. E quindi un grazie al primo cittadino Antonio Somma e un grazie a tutta l'amministrazione comunale di Mercato San Severino per questa bellissima realtà immersa nel verde a Ciorani, frazione di Mercato San Severino. Io sono Liguori Antonio e sono il delegato della Federazione per la provincia di Salerno. Allora, possiamo dire che il rugby ha una sua filosofia? Diciamo che lo spirito che alimenta la nostra attività è quello di cercare di togliere quanti più ragazzi è possibile dalla strada, per dare a questi ragazzi dei valori che consentano di avere una motivazione per impegnarsi a fare attività sportiva, perché dappertutto si pubblicizza la necessità di togliere questi ragazzi e impegnarli in questa attività sportiva. E noi qui a Ciorani, grazie al sindaco di San Severino, abbiamo avuto la possibilità di avvicinare questi ragazzi, in quanto il comune di San Severino, nella politica sociale che sta portando avanti, ci ha dato questa possibilità, cioè utilizzare questo impianto per poter portare quanti più ragazzi è possibile all'attività rugbistica. Quindi noi ci auguriamo di avere questo punto di riferimento proprio rivolto soprattutto a quei ragazzi che non hanno possibilità di fare attività sportiva dietro compenso. Quindi questi sono sotto la nostra tutela perché abbiano questa opportunità di svolgere questa attività rugbistica. Perché la filosofia del rugby è proprio questa, cercare di avvicinare questi ragazzi e dare a questi ragazzi dei valori, il rispetto è uno dei valori fondamentali che noi cerchiamo di inculcare, perché grazie a questo valore c'è il rispetto dei compagni, il rispetto degli avversari, il rispetto dell'arbitro, il rispetto degli anziani che si trovano nel circuito che loro frequentano. Per cui stiamo cercando di concretizzare quello che sto dicendo adesso, insomma. Io riscontro, diciamo, un problema sulla conoscenza del rugby. Lei non crede che dovrebbe essere più propagandata, più pubblicizzata, più portata a conoscenza, diciamo, più vicino alle persone che non conoscono neanche questo sport? Diciamo che il tallone di Achille della nostra attività è proprio questa difficoltà di riuscire a capire lo spirito di questo sport.
perché diciamo le regole sono tantissime. Diciamo che nel calcio le possibilità di un fuorigioco è una, diciamo, delle situazioni che si presenta, ma è una. Invece nel rugby ci sono più di 10 occasioni di fuorigioco e i ragazzi devono assimilare questa attività, perché grazie a questo, insomma, propagandare del rugby si riesce a far capire, perché noi quando abbiamo l'occasione di avvicinare i genitori che sono al seguito dei ragazzini, cerchiamo di far capire ai genitori quale è la situazione anche diciamo del frangente che si sta realizzando in campo, perché i genitori non sanno, non conoscono la mischia, non conoscono la touche, non sanno come si passa il pallone, e questo è uno dei limiti per cui la gente non riesce ad entrare in questo spirito. È chiaro che con il passare del tempo cominciano ad appassionarsi, cominciano a capire come si svolge il gioco e quindi si ha la possibilità di coinvolgerli. Diciamo che una delle caratteristiche peculiari del nostro sport è quello di non chiudere la porta in faccia a nessuno. Cioè non esiste qui il superatleta, il muscolato, il ragazzo ecco, che possa risolvere il problema di una partita, perché lo spirito del rugby è quello dello sport di squadra. Cioè se io voglio portare il pallone in meta, cioè significa portarlo nella linea di fondo della squadra avversaria, mi devo avvalere della prestazione di tutti i giocatori, tant'è che i giocatori che sono nella nostra formazione hanno dei ruoli specifici, per cui ci sono 15 individualità che insieme creano la squadra che ci consente di realizzare quello che è il nostro programma. Facciamo un appello ai media e ai giornali di dare più spazio al rugby, perché non è conosciuto, si parla di calcio, di altre attività, ma non si parla quasi mai di rugby. Io devo fare un commento. Mi è capitato recentemente un giornale sportivo italiano nel quale, non dico qual è la testata di questo giornale, ma è un poco diffuso questo malcontento. Nelle prime 16 pagine di questo giornale si partiva dallo starnuto fatto da Ronaldo alla situazione che si sviluppa nella nostra realtà salernitana, alle squadre minori, cioè praticamente su 16 facciate di giornale 15 erano dedicate soltanto al calcio. Poi c'era stato un risultato clamoroso di un atleta napoletano che aveva vinto una medaglia, c'era un trafiletto di 5 righe. Per quanto riguarda il rugby non esiste proprio uno spazio destinato, devono succedere soltanto cose clamorose perché se ne parli, ma nella quotidianità siamo ignorati. E quindi bisogna lavorare su questo punto. Bisogna lavorare su questo punto, cerchiamo di... sono anni che mi sto battendo perché si realizzi questo, ma se veniamo diciamo invitati in trasmissioni sportive ci impongono soltanto di essere il contorno di quella trasmissione senza coinvolgerci in nessuna di quelle discussioni che si fanno, per cui cerchiamo anche di non frequentare queste occasioni. Va bene, grazie Presidente, però tutte le occasioni vanno frequentate, altrimenti andiamo sempre indietro. Questo sì, purtroppo è il, diciamo che da noi, nella nostra realtà, il rugby è ignorato.
nella realtà che stiamo ospitando, che vengono ragazzini dal Veneto per poter partecipare a questi quadrangolari, si fa la corsa a far iscrivere questi ragazzini a questa attività, perché il rugby ha la stessa dignità di tutti gli altri sport in quella realtà, da noi è ignorato. Sono Rubina Panariello, arbitro di rugby. Quanto è importante questo sport per i bambini, per il sociale? Per i bambini questo sport è fondamentale, perché aiuta i bambini provenienti da ogni tipo di contesto sociale a relazionarsi, e questa penso sia una cosa importantissima.